Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi con queste immagini di carnevale che scorrono voglio parlarvi un pochino delle origini di questa festa e soffermarmi in particolare sulle maschere italiane più famose. Il carnevale ha delle origini molto antiche, risale ad un periodo anteriore al cristianesimo. I festeggiamenti affondano le radici negli antichi riti pagani che sono ricchi di simboli agricoli e pastorali, che segnano il passaggio dalla fine dell'inverno all'inizio della primavera. Nel Medioevo era chiamato la festa dei folli e caratterizzato da trasgressioni e condotte immorali. Poi nel Cinquecento il carnevale diventa una prerogativa solo dei nobili e le maschere cominciano ad assumere anche dei significati, oltre ad essere ricercate e scenografiche. Poi dal 600 in avanti diventa anche una festa popolare. Dal punto di vista religioso, il carnevale va dal giovedì al martedì precedenti il mercoledì delle ceneri, a cui segue la prima domenica di Quaresima, periodo in cui ci si dovrebbe astenere dal mangiare carne. Infatti, carnevale deriva dal latino carnem levare, ossia eliminare la carne. Perché ci si maschera a carnevale? La tradizione del travestimento è antichissima. E nasce molto prima del carnevale, addirittura all'epoca primitiva. La maschera è un oggetto misterioso, nasconde, trasforma l'identità ed è anche mistico, perché in antichità, durante le cerimonie, la maschera era considerata un tramite per mettersi in contatto con la vita spirituale, era un modo per congiungersi agli spiriti. Nell'antica Roma si usava per rovesciare le gerarchie sociali, si poteva trasgredire senza rivelare la propria identità. Oggi c'è ancora la tradizione delle maschere, ma per molte persone in realtà l'atto di mascherarsi è soltanto un gioco. Vediamo però le origini e i significati delle maschere italiane più famose. Secondo la tradizione rappresentano vizi e virtù, sia del popolo che della classe borghese e nobiliare. Ogni personaggio ha la sua origine e il suo significato. Vediamo nello specifico quali sono. Arlecchino. È forse la maschera più famosa della commedia dell'arte. Secondo la tradizione, nasce in un quartiere povero di Bergamo. Indossa un bellissimo costume colorato, giacca e pantaloni aderenti con triangoli rossi, verdi, gialli e azzurri disposti a losanghe, completato da una mascherina nera e ai piedi indossa delle scarpe con un grande fiocco. In testa un cappello di feltro decorato con un codino di coniglio. Il suo costume è così colorato perché nascendo in una famiglia povera non poteva permettersi un costume di un unico colore, quindi la madre ha cucito insieme diversi avanzi di stoffa andando a creare questo costume tutto colorato. Arlecchino ha un carattere vivace, inizialmente era il tipo del servo sciocco, in seguito è diventato più astuto, sempre pronto a trarre in inganno e a fare dispetti. Arlecchino infatti ne combina di tutti i colori, spesso finisce nei guai e la sua preoccupazione principale è la ricerca incessante di cibo, è sempre affamato. Si muove saltellando, fa piroette, inchini, capriole, inciampa e cade, a volte è complice del suo padrone, di solito avido e taccagno, altre volte invece cerca di imbrogliarlo. Si dispera facilmente, ma sa anche consolarsi in fretta. In mano ha un bastone di legno, che un tempo veniva utilizzato per girare la polenta e per condurre le mandrie al pascolo, invece adesso gli serve per darle e prenderle nelle liti in cui si imbatte. Arlecchino è una maschera brillante e simpatica, si esprime con una voce stridula e canticchia invece di parlare e ne combina di tutti i colori proprio come il suo costume. Però si pensa che Arlecchino sia in realtà una maschera di origine francese che addirittura rappresentava il diavolo. Poi si è trasformato in un buffone furbo e semplice allo stesso tempo. Balanzone. Il dottor Balanzone è la celebre maschera originaria di Bologna. È un uomo di legge che parla, 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 si intende di tutto e trova sempre qualcosa da dire su qualsiasi argomento. Usa un linguaggio strampalato, zeppo di antichi proverbi e citazioni latine, ma detti a sproposito e spesso storpiati, lanciandosi in discorsi senza capo né coda, tanto da lasciare stupiti e a bocca aperta tutti quelli che lo ascoltano. Balanzone è il personaggio più chiacchierone e ciarlero della commedia dell'arte, parla con spiccato accento bolognese, rappresenta in chiave comica e burlesca la saccenteria e la presunzione. Ha un aspetto florido e un fisico robusto, grasso come grassa è la città che rappresenta. Ama la buona cucina e non lo nasconde. Balanzone
Balanzone veste tutto di nero, abito, mantello e un grande cappellaccio a tese larghe, solo il bavero e i polsini sono candidi. Anche la maschera è di colore nero e gli copre parzialmente il viso, lasciando vedere le guance rubiconde e i grandi baffi. Colombina è fra le poche figure femminili di rilievo della commedia dell'arte e ha origini veneziane, anche se viene citata già nel 1530 nei testi degli accademici intronati di Siena. Incarna il carattere della servetta furba, graziosa e vivace, sempre al centro degli intrighi amorosi della sua padrona, Rosaura, che serve con ogni tipo di stratagemma. I tratti della personalità di Colombina, l'astuzia e la malizia si rintracciano già nelle commedie di Plauto. È affascinante, molto corteggiata, ma lei resta fedele al suo amato Arlecchino. Spesso è portata in scena come sua fidanzata o moglie, tanto che talvolta prende il nome di Arlecchina, assumendone anche il suo costume tipico. Colombina è spesso oggetto delle attenzioni di Pantalone, il padre di Rosaura, austero e severo, che la nostra furba servetta non fatica a raggirare. Indossa una gonna a balze, un corpetto e un grembiule, in testa la crestina tipica delle cameriere. Pantalone. È un ricco mercante veneziano, burbero e avaro. Il denaro e le ricchezze sono le sue antiche preoccupazioni, che lo rendono sospettoso nei confronti di tutto e di tutti. Come tutti gli avari, piange sempre miseria e fa patire la fame ai suoi servi. Non esita ad intromettersi in dispute e litigi che non lo riguardano. Sputa sentenze per far sfoggio della sua autorevolezza e finisce puntualmente con l'avere la peggio. Alcune volte viene rappresentato scapolo, altre volte invece con moglie e figlia, la bella Rosaura, al cui servizio c'è la scaltra servetta Colombina. Indossa calzamaglia e blusa rosse, con un mantello scuro e una maschera nera dal naso ad unco, tutt'uno con il cappellino floscio e rosso. Un corto spadino e la borsa contenente i denari completano il suo abbigliamento. Sulle origini del nome Pantalone si avanzano diverse ipotesi. Potrebbe derivare da San Pantalone, il santo patrono di Venezia, oppure dal Piantaleone, che era l'atto con cui i soldati e i ricchi mercanti veneti piantavano lo stendardo della Serenissima in ogni territorio conquistato. Pulcinella. È la maschera più famosa di Napoli, è una delle più popolari e antiche, già conosciuta ai tempi dei Romani e sparita con l'arrivo del cristianesimo. La maschera di Pulcinella è poi risorta nel Cinquecento con la commedia dell'arte e da allora è una delle maschere più amate del carnevale insieme ad Arlecchino. Pulcinella è pigro, ironico, opportunista, sfrontato e chiacchierone. Ha un'insaziabile voracità ed è sempre alla ricerca di cibo. Per un piatto di maccheroni è disposto a tutto: rubare, mentire, imbrogliare, prendere, bastonare. Un po' goffo, ma sempre in movimento, alla ricerca di espedienti per sfuggire alla prevaricazione e all'avarizia di ricchi e potenti. Il colore del suo costume, pantaloni e ampia camicia, è bianco, con una maschera nera, con un naso lungo e adunco e un cappello bianco di stoffa. Il nome di Pulcinella deriva con ogni probabilità dal napoletano pollicino, che significa pulcino e si riferisce al timbro della sua voce. Una piccola curiosità, l'espressione il segreto di Pulcinella, che indica un segreto che non è più tale, si riferisce ad una caratteristica di questa maschera, non riesce mai a tacere e a tenere un segreto a lungo. Pierrot. Ad un primo impatto il nome può essere ingannevole e lasciar pensare che non si tratta di una maschera italiana. Invece nasce alla fine del Cinquecento dalla commedia dell'arte italiana, ad opera di Giovanni Pallesini, un attore della Compagnia dei Golosi, e prende il nome di Pedrolino. Inizialmente il personaggio impersonifica un servo scaltro e abile nel raggirare i suoi padroni grazie alle sue doti di astuzia e furbizia e al suo linguaggio forbito. Poi nel Settecento, una volta approdato con la Compagnia dei Golosi in Francia, subisce alcuni cambiamenti. Innanzitutto il nome passa da Pedrolino a Pierrot. Poi, dovendosi adattare al gusto delle corti francesi, il personaggio abolisce i caratteri originari di astuzia e furbizia,
per trasformarsi in un romantico dall'aspetto malinconico. La malinconia è dovuta ai suoi amori impossibili. Pierrot è innamorato di Colombina, che però non corrisponde al sentimento e quanto a sua volta è innamorata di Arlecchino, e poi è innamorato anche della Luna, quindi i suoi amori sono struggenti, romantici ed impossibili e definiscono appunto la sua immagine di pagliaccio triste. La lacrima nera che scivola sul viso sta a rappresentare e a sottolineare proprio la malinconia di questi amori impossibili. Io concludo questo video, vi invito a farmi sapere nei commenti se vi piace mascherarvi, se lo facevate magari da bambini e qual era la vostra maschera preferita. Io vi invito anche ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.